Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Dopo mesi di silenzio, il cosiddetto Pandoro Gate è tornato al centro dell'attenzione mediatica. La vicenda che ha coinvolto l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni sembrava essersi placata, ma la recente chiusura delle indagini da parte della Procura di Milano ha riacceso il dibattito. La Ferragni, accusata di truffa aggravata, potrebbe presto dover affrontare un processo che potrebbe mettere ulteriormente in discussione la sua reputazione. Tra coloro che hanno seguito e commentato la vicenda sin dall'inizio c'è Selvaggia Lucarelli, giornalista e opinionista, che in questi giorni è tornata a parlare del caso sui suoi canali social. In particolare, una story pubblicata sul suo profilo Instagram ha attirato l'attenzione dei media e dei suoi follower. La domanda più frequente che i fan hanno posto a Selvaggia Lucarelli è stata: Chiara Ferragni è davvero colpevole? Un interrogativo che riflette l'incertezza e la curiosità del pubblico di fronte a uno scandalo che ha scosso l'immagine pubblica di una delle influencer più influenti d'Italia. Lucarelli, però, non si è lasciata andare a giudizi affrettati, pur mantenendo la sua consueta fermezza. Selvaggia ha voluto ribadire il ruolo fondamentale della stampa nel mettere in discussione eventi controversi come quello legato alla Ferragni. Secondo la giornalista, alcune operazioni di beneficenza legate al Pandoro Gate sembravano ingannevoli. Tuttavia, Selvaggia ha concluso il suo intervento con una nota di cautela, lasciando intendere che spetterà alla giustizia decidere se la Ferragni sarà davvero processata per truffa. Oltre alla questione giudiziaria, nelle ultime ore si è parlato di un altro tema che coinvolge indirettamente Chiara Ferragni e il marito Fedez, l'Ambrogino d'Oro. Nel 2020, la coppia ricevette questo prestigioso riconoscimento per il loro impegno sociale durante la pandemia da Covid-19. Tuttavia, con l'ombra del Pandoro Gate e i recenti guai giudiziari, si è sollevata la possibilità di revocare il premio alla coppia. Mentre si attende di capire se Chiara Ferragni affronterà un processo, rimane il dubbio su come questa vicenda influenzerà la sua immagine pubblica. Nel frattempo, Selvaggia Lucarelli continua a monitorare e commentare l'evoluzione del caso, rappresentando una delle